Attacco della macchina, Lester impegnato da Lemon Ice e Opal Brown, di dentro sollecito anche l'Uni Tunes, veloce dalla seconda fila, Luke MP in bocco della prima piegata con Lester che difende a oltranza la posizione interna, da Lemon Ice si è ritratto Opal Brown in cerca di un posto alla corda che potrebbe venire dietro l'Uni Tunes, i 200 iniziali in 13 e 9, Lester è dove doveva essere, magari con spesa. E ora arriva Linda di Casei sul tentativo di rallentamento da parte del leader. Aggira Lemon Ice che ha bisogno di una schiena. Il quarto di gara in 28-2 da 1:10.5. Va lunga Linda di Casei al fianco di Lester. I due pedinati dall'Unitunes, ovvero i tre più attesi al totalizzatore. 600 di gara passati in 42.5. Si è camminato dall'inizio sino a qua. Di bella lena, Lester è leader, l'Uni Tunes alle sue spalle, Linda di Casei aria in faccia, poi New York con al fianco Lemon Ice, ancora Irving Rivarco e Opal Brown per linea esterna, alla retroguardia McGrace di dentro, Luke MP a largo e in coda al gruppo Locomotion OM, 56-9 i numeri della missile là davanti, 12-1 il chilometro, Lester continua a camminare, Linda di Casei è sempre lì a tre quarti in lunghezza, in attesa del momento migliore, l'Uni Tunes a metà della dritta opposta, richiesti tutti e due quelli davanti, si avvicina anche il pacchetto centrale, l'Uni Tunes si scopre dalla corda, va in schiena Linda di Casei che attacca e tende a passare nei confronti di Lester, la mossa e l'Uni Tunes in mezzo alla pista, davanti sono tutti cucinati, l'Uni Tunes è inseguito da New York, all'ingresso a dritta arrivo, non ha spazio Irving Rivarco, è passato l'Uni Tunes sul passo New York, l'Uni Tunes prova a rubargli il tempo, New York e cerca di arrivare, ma l'Uni Tunes è ancora il cavallo di Cesena e porta tutti quanti alla bella, secondo un encomiabile New York, terzo sbucato a chissà dove, McGrace SM si va alla finale di mezzanotte e se la giocano McGrace SM, l'Uni Tunes, Roberto Andraghetti e Roberto Vecchione, il che sta a significare anche Lucio Colletti e Enrico e Alessandro Gocciadoro, l'Uni Tunes che vince questa seconda prova. Ora c'è da andare a capire chi avrà il numero migliore nella finale, ottimo New York che aveva già corso a protagonista anche la prima prova, ha corso ancora meglio questa, per un atto ha dato la sensazione di poterla lottare ancora di più, finisce bene ma tardi perché l'Uni Tunes ha rubato il tempo a tutti e porta tutti ad aspettare non solo i fuochi d'artificio ma anche la bella di mezzanotte, i fuochi d'artificio in pista.